da mercoledì gli atelier di Via Carlo Alberto ospiteranno una splendida mostra di artigianato. L'inaugurazione sarà alle ore 18, ce ne parla Mario Nieddu. Bene, io sono stato sollecitato con piacere da Maggi Creazioni perché ha messo su un evento che secondo me è interessantissimo, cioè dare voce a quelli che sono stati i movimenti di, anche artistici, perché no, ma certamente di artigianato qui ad Alghero, quindi dal nassaiolo al sellaio, alla, ovviamente chi lavora il ferro, e vari materiali, fra i quali anche la pietra, e in questa occasione daremo anche una chicca, parleremo di un signore totalmente sconosciuto che negli anni subito dopo la guerra restaurò una parte del portale della chiesa di Santa Maria colpita da una scheggia o comunque dalle bombe. Ecco, è interessante questa rivisitazione di uomini e mestieri di un tempo. Questo è un'iniziativa di Maggi Creazioni alla quale noi contribuiamo culturalmente come Rotary. Abbiamo parlato di chi lavora il ferro e chi lavora il ferro, Gennaro De Sì. Buongiorno a tutti. Sì, io lavoro il ferro, faccio delle creazioni in ferro. Sono contento di aver collaborato con Maggi Creazioni e con Mario Nieddu per questo evento, perché in modo che non si dimentichino i mestieri di una volta che ormai stanno scomparendo. Io per quanto mi riguarda ho fatto abbastanza fatica a convincere delle persone anche di una certa età, perché sono restie a questi eventi, alle telecamere, però sono delle cose che non si devono dimenticare, e non ci dimentichiamo neanche, perché nella nostra esposizione ci sarà il cucito, la scusirura. Nostre madri e le nostre nonne facevano cucito, uncinetto, e quindi è molto importante vedere il ricamo, soprattutto tutti quei lavori che purtroppo stanno scomparendo. Allora non ci resta che dare appuntamento per l'inaugurazione mercoledì 20 alle ore 18 negli atelier di Via Carlo Alberto con la Giunaras del Zampreus al Carré dell'Alghero.